e vediamo in questo video un tema molto interessante, un approccio che fa letteralmente impazzire una donna efficace al 100%. Allora, quando si tratta di avvicinare una donna, è importante non apparire creepy, cioè non apparire inquietanti, perché se la donna ti percepisce come inquietante, il maniaco che si avvicina, beh, è ovvio che normalmente, appunto, si toglierà dai maroni. Quindi devi essere, diciamo, intanto non avvicinarti troppo. Avvicinati più lateralmente perché sembri meno invasivo. Questo a livello di body language è importante. Poi, quindi ti avvicini o a 45 gradi o anche un po' lateralmente, mai proprio di fronte. Poi fallo in modo sicuro di te. Mantieni un atteggiamento positivo, sicuro, mostra fiducia. Questo è molto attraente. Non essere arrogante. Cerca di rispettare lo spazio personale, non avvicinarti troppo, perché se violi subito troppo la prossemica, poi in un secondo tempo puoi farlo, verrai percepito come, diciamo, invasivo. E fai un bel sorriso, sorride, è fondamentale, mostrati interessata a conoscerla come persona, anziché utilizzare frasi fatte, frasi inscatolate, fare complimenti stupidi. È molto interessante, no? Invece essere naturali. Puoi iniziare con un complimento genuino. Guarda, perdonami se mi avvicino, ti ho intravista da lontano e mi ha veramente colpito il tuo sguardo, il tuo sorriso e quindi mi sono detto, devo proprio conoscerla. Piacere, io sono Massimo. Questo, diciamo, evitando ogni commento sessuale, eccetera, eccetera, perché sono negativi. Se lei accetta, poi fai qualche piccola domanda aperta in modo tale da stimolare la conversazione. Soprattutto ascolta attentamente, è molto importante questo. Sii divertente e leggero, ovviamente. L'umorismo può aiutare a rompere anche il ghiaccio e anche a creare un feeling. Evitando assolutamente di essere invadente, mai fare domande personali, ma prendere le cose un po' alla larga. Cerca di capire se ha qualche interesse simile ai tuoi, in modo tale da approfondire la conversazione. E poi alla fine di guarda, io devo andare perché ho un impegno. Guarda, se ti va, puoi lasciarmi il tuo numero, magari ci sentiamo, o eventualmente ti lascio io il mio, ma meglio che lei ti dia il suo. Al 90% vedrai che otterrai risultati positivi. E se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo di seguirmi su tutti i canali YouTube e di abbonarti al canale. Per abbonarti basta andare nella home page, tastino abbonati.